La ragione principale di questo nuovo viaggio ufficiale del sottoscritto in Puglia è presenziare la prima riunione della rete di consoli onorari del Messico in Italia e San Marino incluso, che grazie all'aiuto e sempre professionale servizio del console Maldarizzi si è organizzata questa mattina. Abbiamo avuto un bel quorum di consoli, alcuni in presenza, altri in remoto, però la piattaforma che ci ha offerto Bari per rilanciare la rete consolare del Messico, per dare ulteriori obiettivi ai nostri uffici consolari, è stato importantissimo. Ho avuto il grande piacere di rincontrare il presidente Emiliano, è un caro amico, e poi abbiamo incontrato anche il sindaco. Stiamo pensando a fare un convegno di affari con gli imprenditori pugliesi, baresi, sul nuovo NAFTA, perché forse tanti imprenditori non si sono resi conto che il 1° luglio del 2020 è entrato in vigore un nuovo NAFTA che ulteriormente diventa la porta d'ingresso per gli imprenditori pugliesi in Messico. Poi faremo la proposta di un gemellaggio fra Bari e una città messicana molto bella, costiera anche, Mazatlán si chiama questa città, vedremo se questa proposta, io credo di sì, andrà in porto. Poi stiamo proponendo di creare la Cattedra Messico, specificamente nel campo della medicina, fra la LUM e la Università Autonoma di Guadalajara. Poi abbiamo confermato che gli investimenti della Natuzzi stanno progredendo bene in Messico, sono partiti da poco, stanno andando bene alla città di Monterrey. Abbiamo questo in progresso, questo investimento messicano anche in Puglia che sta progredendo e che forse il prossimo anno riusciremo ad inaugurare nel campo turistico. Quindi sì, si stanno dando delle cose. Nel campo turistico c'è questo gruppo messicano che sta aprendo una masseria nella zona di Ostuni. Lavori in corso, non è che siano finiti, però prima o poi riusciremo ad aprire questo bel posto. Io non l'ho ancora visitato, devo confessare, ma ho sentito dire e ci credo, conoscendo questo gruppo messicano, che faranno una cosa molto bella che ci auguriamo sia il primo di altri investimenti messicani in Puglia. Bisogna dire che c'è da parte degli italiani una visione del Messico spesso limitato solo al turismo. Il Messico invece è una grandissima opportunità in tantissimi settori e la Puglia ha tante affinità e attinenza. Già in altre zone d'Italia ci sono stati degli investimenti messicani verso l'Italia e bisogna lavorare sulla parte universitaria, cosa che forse oggi porteremo avanti, perché l'interscambio sia di studenti, sia di corsi di formazione e sia di docenti potrà far ampliare molto più la visione economica fra i due paesi.